La sala cinesca dell'edicola di Ulderico Esposito questa mattina era abbassata, ma non chiusa. A tenere infatti aperto il negozio all'interno della stazione della metropolitana di Chiaiano dallo scorso luglio, mese in cui è deceduto il titolare, finito in ospedale con un'emorragia cerebrale dopo aver subito l'aggressione da parte di un nigeriano di 36 anni, ci hanno pensato la moglie Daniela e le figlie Lucia e Alessia, che questa mattina hanno partecipato alla deposizione di fianco alla tabaccheria della targa in ricordo di Ulderico. Al fianco dei familiari hanno presenti anche il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Alessandra Clemente. È bellissimo avere tante persone che ricordano Rico quale persona sorridente, giocherellone e amorevole, perché mio marito è sempre stato una persona gioiosa in famiglia e con gli altri. È un'iniziativa meravigliosa e spero che veramente serva per lasciare un messaggio importante nel cuore di tante persone, perché papà non deve mai morire, mai. Ulderico è morto in questa stazione nel silenzio e nella solitudine. Ecco perché noi siamo qui, perché abbiamo il dovere di rompere quel silenzio e quella solitudine, essere vicini alla sua famiglia, a Daniela, a Lucia e Ilaria, tre donne meravigliose che il giorno dopo erano qui e hanno aperto quella sala cinesca e hanno continuato con il sorriso a lavorare.